Ok, vai. Allora, che dire del progetto Ariel? Il progetto Ariel è un progetto che nasce moltissimi anni fa, dalla mente e dalla penna di un giovane artista che fin dall'inizio, con tutto il suo coraggio, con tutta la sua fantasia, con tutta la sua sensibilità, ha voluto fare uno studio, una riflessione su quello che è l'animo umano in tutte le sue sfaccettature, amando l'uomo, amando la donna e volendo essere uno spettatore, nello stesso tempo un indagatore di tutto quello che è l'essere umano in tutti i suoi aspetti. L'uomo visto in varie epoche storiche, la particolarità di questo progetto, la sua originalità è proprio quello di aver navigato varie epoche storiche, passando dal fiabesco al contemporaneo, ma sempre avendo come caposaldo fondamentale l'uomo. Visto e considerato che tu hai conosciuto finora, diciamo, quante attrici del progetto hai conosciuto finora? Ora ne ho conosciute 4, massimo 5. Dal punto di vista, diciamo, attoriale, hai notato delle grandi differenze, di stile, di personalità, di carattere? Io penso che in ognuno di noi, in tutti gli attori c'è un metodo diverso per recitare. Per quanto riguarda la personalità di quelle persone, secondo me, tra quelle ragazze che ho incontrato, c'è chi è per esempio più attivo o meno attivo, però anche per chi non è molto attivo vuol dire che comunque ha una propria sensibilità e di conseguenza può comunque essere generoso. Ci sono vari modi per recitare, secondo me. Quindi per me non c'è tanta differenza dal punto di vista della recitazione per quanto riguarda le ragazze che conosco in questo progetto. Ma a livello, diciamo così, di sensazione, c'è stato qualcuno con cui ti sei identificato di più? Senti di avere un percorso, diciamo, più ricettivo? E qualcuno invece che senti più concentrato sulla sua, diciamo, dimensione artistica? Guarda, io sono sempre dell'idea che recitare significa soprattutto comunicare, Sì. quindi anche se quella persona che ti sta accanto non è una persona con cui diciamo, riesci ad avere rapporti particolari o rapporti giusti, o soprattutto riesci comunque a comunicare, insomma, una persona che pensi che non ti piace. Comunque dovresti sforzarti e comunicare lo stesso. Però, tornando alla domanda che mi hai fatto, io dico che tra tutte le ragazze che ho incontrato non c'è stato un feeling particolare, però mi sono comunque sforzato per comunicare con loro lo stesso. Quindi non senti ancora di aver trovato quella persona con cui puoi dire di aver creato un rapporto, proprio un elemento di simbiosi particolare che ti possa portare anche ad avere una crescita nel personaggio, nella storia in un certo modo, insomma. Guarda, ti dico una cosa, le prove che abbiamo fatto le abbiamo fatte, ma dobbiamo ricordarci che le abbiamo fatte comunque poche volte e di conseguenza è una cosa che ancora deve uscire. Sì. Non possiamo aspettarci che deve uscire subito. Poi per quanto riguarda il futuro, io penso che man mano che continuerò a recitare con queste persone Certo. e soprattutto man mano che continuerò a comunicare con loro, penso che in futuro potrò conoscere cose nuove, poi come ho detto prima, mi sto sforzando per comunicare con queste altre persone che non conosco. Certo. Vai. Parliamo di Ariel. Parliamo di questo progetto che
è incentrato soprattutto sull'animo dell'uomo, sull'animo dell'uomo e sull'animo della donna, e che viene visto, viene studiato, viene osservato in varie epoche storiche. Quindi è un progetto che va oltre i tempi, va oltre i confini, va oltre quello che comunque la mente umana terrena può essere in grado di fare o di pensare. E la sensibilità e l'attenzione verso l'uomo credo che sia l'aspetto più importante e più pregnante di questo progetto, che dimostra chiaramente tutta la sensibilità e tutta la passione e tutto il coraggio e tutta la determinazione che l'artista, il giovane artista Francesco, ha messo in questo progetto. E in ogni momento di quest'opera il lettore si sente attratto e si sente imprigionato in questa storia. Si sente imprigionato, e si sente coinvolto in modo positivo in questo intreccio di storie, di relazioni, perché questo è una storia fondamentalmente di relazioni. In questo progetto anche la persona con maggiore esperienza sul progetto Aria può acquisire una cosa molto nuova. È una cosa molto nuova anche per la persona di grande esperienza. Infatti, è l'originalità in particolare, che è proprio una caratteristica, credo, fondamentale di questo progetto, che l'attraversa dall'inizio alla fine. Anche questo fatto di riuscire a passare in varie epoche storiche, dal contemporaneo al fiabesco, questi personaggi che comunque noi li ritroviamo nella storia contemporanea e li ritroviamo reincarnati in personaggi mitologici, in personaggi storici. Questo vuol dire che è proprio un quadro, una rappresentazione quasi anche artistica, no? Dell'umanità. Oh, noi siamo tutte le sue sfaccettature. Buonasera. Vai. Alessandro, cioè Filippo, è uno dei personaggi principali di questa storia, che pone al centro l'uomo e soprattutto la donna. Ecco. E quindi sono molto contenta in questo momento di averli proprio qui. Allora, Filippo e Arianna. E la particolarità di questa storia, di quest'opera, è appunto questo attenzione all'animo umano e soprattutto questa passione e questa attenzione all'animo femminile che Francesco ama in modo incondizionato. In tutti i suoi aspetti, dall'aspetto più delicato, all'aspetto più sensibile, ma anche a quello più torbido, anche a quello più perverso, anche a quello più comunque non più discutibile, più indegno. E quindi è questa questa è un'opera che vuole mettere in evidenza tutto l'animo umano, non vuole mettere soltanto la parte buona, la parte positiva, la parte buona, perché l'essere umano è tutto. L'essere umano non è tutto buono o tutto cattivo o tutto disperato o tutto contento o tutto gioioso. Come disse Amato, l'essere tutto più prevedibile del mondo. Certo, e noi siamo tutto. Probabilmente il nostro essere triste sta qui al ginocchio, invece il nostro essere allegro sta qui sulla pancia, però probabilmente ce l'abbiamo tutto. E quindi è proprio questa particolarità di riuscire a trasmettere al lettore, allo spettatore, allo stesso attore che è il primo protagonista, questa possibilità di poter giustarsi fra questi vari aspetti, sdoppiarsi pure e di sdoppiarsi pure, chiaramente, sì. Questa ambivalenza, aprirsi e anche non essere spaventato dal fatto di offrire un'immagine che potrebbe essere negativa, no, perché comunque noi esseri umani siamo anche così, siamo anche questo, e possiamo essere anche questo. Io avevo un amico
che diceva che un uomo non è un delinquente, ma ci possono essere momenti delinquenziali dell'uomo. Quindi questo vuol dire che ci possono essere momenti delinquenziali come ci possono essere momenti belli, come ci possono essere momenti tristi. Io però ne approfitterei adesso perché ho la fortuna vicino di avere tre interpreti del progetto Ariel e vorrei iniziare dal personaggio femminile. Eccola! Arianna, e le vorrei chiedere, considerate che Arianna ha anche più interpreti e più volti per epoche diverse, quindi però diciamo che la colpevole principale, quella che dà l'origine a tutta la mia malattia, è Giorgia Paolini. Quindi, allora, questa cosa ormai è Arianna alias Giorgia Paolini oppure Giorgia Paolini alias Arianna. Sono quattro ruoli distinti, quindi in questo intreccio, in questo groviglio, in questa tessitura, come ti posso dire, di tutte le personalità di Arianna, tu come ti sei sentita? Come hai giocato con questo personaggio? Come te lo sei uscito addosso e scucito addosso, perché poi tanti. Ma fondamentalmente si parte sempre da noi, secondo me, quindi per costruire qualsiasi cosa si prende ciò che si presume che l'autore, in questo caso Francesco, volesse esprimere, sì. E poi si incomincia a via via a prendere quello che di più ci si avvicina, cioè quello che più si avvicina a noi, e a inserirlo nel testo. La cosa bella di Arianna è che man mano che leggevo le varie epoche, le varie vicende, i vari personaggi, era che mi rimaneva molto facile trovare poi questi aspetti personali ed inserirli in questo contesto, inserirli nel personaggio. Arianna è romantica, è sexy, è seducente, è disperata, è seduttiva, molto seduttiva, disperata, è tragedia, diciamo pure attraente. Certo. E, il che mi ha permesso comunque di spaziare su mille personalità, cioè, o meglio, una personalità con molte facce, con molte molti sentimenti, molte passioni, che poi è quello che delinea ogni essere umano, perché come dicevi tu, ogni essere umano non è fatto di una situazione. Il brutto è tutto, può essere brutto, può essere piacevole, non è sbagliato dire il brutto di oggi è che molte volte questi personaggi hanno un aspetto che gli rimane attaccato, un'etichetta, esatto, che gli rimane attaccato per tutto il resto dell'opera o della situazione. Il bello di Arianna è dei personaggi che in lei, gli alter eghi e le situazioni che lei va via via a delineare, è proprio questo, cioè l'avere mille volti, ma i mille volti molto definiti e molto definiti, molto definiti. Che tutti gli esseri umani hanno. Quindi è stato bellissimo giocare, e è bellissimo giocare con tutto quello che ti può offrire. Arianna è, penso, quello che ogni donna si può sentire di essere. Arianna può essere Barbara, Arianna può essere Francesca, può essere Giorgia, può essere Silvia, può essere qualsiasi persona. Il bello di Arianna è che ogni donna in qualche modo riesce a trovare in lei una parte di... Hai detto una cosa interessante, questo fatto del che nessun personaggio ha soltanto un aspetto e quindi non viene etichettato, perché ha mille sfaccettature dell'animo umano, e qui c'è proprio un fatto importante che è la sorpresa. Esatto. Perché poi comunque leggendo l'opera, immergendoci nell'opera, c'è la sorpresa di un personaggio che noi inizialmente magari crediamo
un personaggio sensibile, delicato, e poi invece ci si rivela in un'altra veste, che magari è una veste torbida, una veste critica, una veste comunque che noi non ci aspetteremo mai. Esatto. E quindi rispetto a questo, Filippo, quanto ti sei sorpreso poi tu del tuo personaggio? Lui c'è ancora da prima, lui c'è ancora da prima di lei. Che sono ai primordi degli storici. Quanto ti sei sorpreso, come te lo sei vissuto questo personaggio così ma così fragile? Che poi soltanto da poco lui sa di essere il protagonista principale. Quindi, ecco. No, diciamo che è vissuto. È frutto delle grandi idee di questo grande regista che è Francesco. È stata un po' travagliata la mia storia con Filippo, perché fondamentalmente è un personaggio tutto tondo. Ci ha avuto tante di quegli amanti. Oggi viene un amante fra poco. Ecco. Capito? No, però studiavo recentemente il personaggio di Filippo, perché io penso che sia in continua evoluzione, sì, questo personaggio, sì. E le cose che più mi affascinano di lui è questo tuo essere affascinante, un po' tenebroso, un po', capito, all'apparenza timido, insicuro, tutte caratteristiche che mi appartengono in qualche modo, quindi è stato anche facile dover trovare qualche punto in comune. No, io quello che ti posso dire è che con il tuo lavoro, fra virgolette, con il tuo lavoro da usuraio del denaro italico, cioè il personaggio è uno che fa scienze politiche, quindi ha a che fare con lo sporco di questa società, per cui le assonanze, certo, sono anche per secondo me anche per il malessere che tu hai, paradossalmente esistenziale, di affrontare magari un lavoro che è lontano dal tuo modo di essere come persona, ma lo devi portare avanti per un fattore di rispetto verso te stesso, cioè esatto. Ho preso una carriera, la porto avanti seriamente, quindi affronto anche le cose più scomode di questa carriera, insomma. Francesco, come vedete, mi conosce perfettamente, quindi sa come la penso e sa come appunto però sono io. Sei una persona seria, quindi anche se le cose che fai magari non ti fa piacere, fra virgolette, farle in quel modo, cerchi di farlo col minor dolore possibile. Esatto. Se mai dovessi avere problemi di soldi, preferisco venire da te che andare da qualsiasi altro. Sicuro. Però sicuro, il mio banco ma è sempre aperto. Ah, il tuo banco, ma mi sai dire il tuo codice fiscale? Così facciamo un bel prelievo. Anche l'IBAN. Dai anche il codice PIN. Facciamo. Senti, il codice PIN. Che ci dici invece del Il personaggio di Fabrizio, diciamo, è anche personaggio. Il personaggio dire, secondo me Marlo è l'emblema, diciamo, della fiducia in se stessi. Vi spiego il motivo. Lui è talmente sicuro di quello che dice, di quello che fa, che nessuno potrebbe scalfirlo, tantomeno sconfiggerlo, perché lui si sente tanto forte. Lui si sente così forte da saper affrontare chiunque altro. Lo dimostra anche il fatto che non solo è generale di una setta segreta, ma anche perché ha questa, diciamo, eleganza e soprattutto sicurezza di andare verso le cose e verso le persone. Io mi sono un po' raffigurato in questo personaggio, perché anch'io sono molto fiducioso in me stesso. Ci sono dei momenti in cui quando le persone mi dicono delle cose negative, io non le do ascolto, per il semplice motivo che io sono talmente fiducioso di me stesso che quello che mi dicono gli altri mi entra qua dentro e mi esce fuori, perché io conto soltanto sulle mie forze e sul mio cervello. Lo stesso un pochetto ho identificato su Marlo. Lui è l'emblema della fiducia in se stessi, perché qualunque cosa lui voglia fare la vuole ottenere e non importa niente del mondo che gli circonda. Non dico che sta fuori dalla realtà, per carità. Dico soltanto che si sente come il padrone del mondo, perché tutto quello che fa, tutto quello che pensa sia giusto per lui e per il mondo in generale.
L'autore fa una domanda all'attrice. La trinità del personaggio, cioè i suoi diversi personaggi a livello di genere, ti ha spaventato all'inizio o ti ha attratto subito? No, beh, mi ha attratto subito il fatto di poter sperimentare su mille volti la mia esperienza, sicuramente mi può solo che accrescere, quindi ti dà la possibilità di vivere più situazioni e di diversificare, nonostante sia, nonostante provenga dalla nascita di un unico soggetto, di un'unica persona, di sperimentare le varie situazioni, i vari volti. E quindi questo ti può solo che intrigare, che attrarre. È come avere sette volti e cercare comunque di definirli ad uno, differenziandoli e cercando di non essere, di non Certo. sembrare sempre la stessa persona. Tesoro, Quindi è una sei riuscita a cosa. farla benissimo, tant'è vero che a me mi ha steso letteralmente quel lavoro iniziale che tu hai fatto. Io non vedo l'ora di vedere il resto perché sinceramente io ti avevo dato un compito, fra virgolette, da svolgere. Dico, vabbè, adesso vediamo che esce fuori. Quando lei mi ha tirato fuori quello che aveva nella testa di sua iniziativa, io mi sono spaventato perché C'ha un malessere sembrava, no, grande. no, mi ha spaventato perché lei senza che io gli dicessi un bip, un cazzo, è riuscita a definire in maniera inequivocabile quelli che erano i caratteri che io da anni volevo far percepire alle persone, da sola. Quindi questo ti fa capire poi perché uno l'ha scelta in maniera primaria, perché quando tu hai questo tipo di risposta umana creativamente, a distanza, perché non è che io sono andato lì e gli ho detto guarda devi prendere questo, a un certo punto dici cazzo no, me ne devo fidare, tanto lei ha capito tutto. È un problema. Quindi ecco, prenditelo per la Ho tua, capito gran parte. no, prenditelo tutto per la tua autostima. Così ti commuovi quando te lo rivedi, perché io so che ti dà fastidio. Cioè, a me l'incontro con Giorgia Paolini a livello sia umano che a livello personale, a livello, mi ha dato una sorella, mi ha commosso letteralmente, artisticamente parlando, perché sai che il tuo sforzo è giunto a un livello alto proprio perché sai di aver trovato la persona che può recepirlo. Quindi ma letteralmente commosso, ero ridotto uno straccio il giorno dopo, però vabbè, mi sono ripreso. A me mi ha dato la Quello, nipote. Ho vabbè, incontrato un sacco di familiari in questa ho cambiato lo stato di a me. famiglia. Alessandro, che ha vissuto il travagliato percorso di. Nell'avvicendarsi delle Ecco, partner. che poi sono rimaste tutte, cioè tu avrai una vita molto complicata. Che è tornata anche Veronica. Veronica oggi viene qua, quindi Ah. avrai modo di Ho visto starle. anche il vostro filmino, io il vostro video, vabbè, Numeri. vabbè. Numeri veramente, sono veramente numeri. No, anche perché io sono sicuro che appena Veronica viene qua fa combutta con Giorgia, quindi la tua vita si complica moltissimo. Non vedo l'ora, Anche perché Giorgia gli potrei chiedere tutta una serie di cose di Alessandro che lui non ti ha detto. Certo, Tanto poi con Veronica farà combutta pure non vedo Barbara, l'ora, non vedo combutta pure Barbara ed è finita per Alessandro, non verrà più al Vedi come corpo. sono dispiaciuto? C'ha le lacrime che gli sgorgano sul No, il punto viso. è che io credo che Veronica abbia una certa, diciamo, e poi glielo farò vedere a Veronica questa cosa, però devo dire che secondo me Veronica e Alessandro si piacevano. Ora non so se piacesse Veronica ad Alessandro o Veronica a Veronica piacesse Alessandro, però c'era secondo me un feeling molto oltre la parte. Sì. Quindi,
Quindi... Che dici Alessandro di questo? Sì, no, bei ricordi. Ma io parlo, io qua parlo da amico, parlo anche da regista, sì. Cioè sono percezioni empiriche. Quando vedi che due recitano così bene, ed è la stessa cosa che io poi alla fine ho visto fra loro. Al di là che Zorda ormai vede, tra loro due c'è una vede con Alessandro c'è un rapporto di quasi, è come una cugina appunto, quindi c'è un rapporto di parentela strettissima. Però io non lo so, esatto. Ma senti, più, adesso finendo questa specie di. Finendo, ecco, dite ognuno di voi qualcosa riguardo all'esperienza che avete avuto qua. Cercando anche di invitare qualcuno a fare la stessa esperienza, quindi un qualcosa proprio comunicativo dal punto di vista proprio dell'esperienza artistica sul progetto in sé, dando nome e cognome, non altre cose.